Ciao Nino Bertaglia, come stai? Bene, tu? Bene, quali sono i tuoi obiettivi per questa settimana a Wentworth? Ma questa settimana è un campo che a me piace tantissimo. L'anno scorso ho giocato per la prima volta, questo è il mio secondo anno, ho fatto bene l'anno scorso, sono arrivato 14esimo, quindi spero di fare come l'anno scorso o addirittura meglio. Hai vinto 4 titoli, hai partecipato ai Giochi Olimpici 2 anni fa. Qual è il ricordo più bello della tua giovane carriera? Beh, sicuramente le Olimpiadi, sono state speciali. Non tanto per la gara di golf in sé, ma per tutto il resto, il villaggio olimpico, come insomma, condividere anche la cerimonia d'apertura con Matteo, con i ragazzi del tennis, Fognini, Seppi, è stato veramente bellissimo. E chi è stato il tuo idolo da bambino? Bene, il golf direi Tiger Woods. Seguo molto il tennis, Roger Federer ovviamente anche da Svizzera è il mio idolo. E quindi sì, seguo molto anche il tennis. Però nel golf dei Tiger Woods. È più difficile raggiungere la vetta o rimanerci nel golf? Beh, allora, nel golf, diciamo, restare nella vetta è veramente difficile. Ci sono tanti buoni giocatori che ci arrivano, ma ecco, quelli che ci stanno per 10 anni, nei primi 50, nei primi 20 al mondo, sono veramente pochi, perché riuscire a performare anno dopo anno nel golf è veramente difficile, essere consistenti. E non è uno sport molto popolare in questo momento? In Italia. Pensi che possa raggiungere i lead del calcio, del basket? Guarda, del calcio la vedo dura, ovviamente adesso con questa Ryder Cup speriamo di migliorare le cose, magari di aprire anche dei campi pubblici che secondo me sono il traguardo e la svolta. E di Wentworth, la location, cosa? Questo paradiso del golf in Europa, soprattutto con una giornata così, il campo è magnifico, il pubblico, tutto quello che c'è d'intorno, qui è veramente top. Ti ringrazio, grazie.